Salve, salve a tutti cari amici, benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Oggi ragazzi un bel video in cui vi mostro un'uscita assolutamente imperdibile, un'uscita che, sono sincero, aspettavo con molto entusiasmo perché si parla di uno dei capolavori assoluti del fumetto italiano. E visto che tempo fa era uscita la ristampa anastatica di Tex, ovviamente delle strisce, e sapete Tex, meno male, è stato ristampato molte molte volte, nonostante quella fu lo stesso una bella iniziativa, però volete mettere la ristampa anastatica del grande Black? Ragazzi, è qualcosa che mi dà un po' più di, tra virgolette, soddisfazione, perché sì, è un grande personaggio, Tex se ne parla sempre continuamente. Invece il grande Black, nonostante abbia avuto anche una bella edizione a colori, anche Capitan Mickey, insomma, però ho trovato veramente interessante e non scontata una ristampa, appunto, delle strisce anastatiche, appunto, del grande Black. Ragazzi, non potevo assolutamente non acquistarla, perché, ragazzi, il grande Black è ovviamente personaggio da conoscere per forza se si ama il fumetto, perché ragazzi la SGS con il grande Black, Capitan Mickey e il comandante Mark ha regalato pezzi memorabili della storia del fumetto italiano. È impensabile definirsi amanti del fumetto e non conoscere queste grandissime storie. Io ovviamente non le ho lette tutte quante, però conosco le prime storie, conosco anche insomma l'evoluzione del personaggio, tutti insomma i protagonisti, comprimari, nemici, insomma è sicuramente un'uscita per veri, ovviamente per chi è cresciuto negli anni 50, insomma è un effetto nostalgia, però per chi magari appunto ama veramente la storia del fumetto, si definisce amante del fumetto come arte, ecco, il grande Black è un acquisto obbligatorio. E infatti questa qua è sicuramente un'uscita che va presa anche per avere un pezzo di storia leggendaria, perché ragazzi queste storie qui sono veramente emblematiche, hanno segnato un'epoca, una generazione, e hanno segnato proprio la storia del nostro fumetto. Ecco, secondo me preferisco per assurdo questa ristampa anastatica piuttosto che magari quella di Tex, ma non perché Tex sia, perché Tex è il più importante, però magari il grande Black è un po' più ovviamente è meno famoso, perché comunque l'importanza che c'è il grande Black e Tex non dico che è pari, insomma per quello che c'è stato sono comunque pezzi da 90, e quindi mi dà molta soddisfazione questa ristampa anastatica. Ripeto, ci sono anche le edizioni, quelle a colori, che sono quelle bellissime, però ragazzi volete mettere il fascino, il riscoprire queste storie nel formato originale, ragazzi, è qualcosa di veramente spettacolare. È un amante del fumetto, davanti a queste pezze di storia, ha i brividi. Se magari voi non avete i brividi, non sentite questa cosa, magari voi amate il fumetto in un modo un po' diverso, però, ripeto, questo qua è un pezzo veramente imprescindibile della storia del fumetto. Chi ama il fumetto, ovviamente, non se lo fa scappare. Quindi, ragazzi, allora, prima uscita, 5,99 come tutte le altre. Qua dice che sono 50, ragazzi, 50 uscite, sappiamo che poi in realtà aumenteranno, cioè lo sappiamo benissimo, è successo anche con le strisce di Tex, poi sono andato avanti, insomma, quindi al momento è di 50, ma io sono sicuro che poi la serie andrà avanti, come è successo in tante altre. Al momento dicono 50, ma ripeto, sicuramente andrà avanti. Allora, ragazzi, ci sarà anche in edicola il 28 maggio il primo raccoglitore, che sì, fanno pagare a parte 10,99, che non è poco sinceramente. Ragazzi, vedete un po' voi, probabilmente lo prenderò, perché comunque mi piace questo raccoglitore fatto così, mi piace molto come raffigurazione più questo rispetto a quello di Tex. Però ragazzi, purtroppo sì, costa, magari dargli un omaggio, però la Boy ad esempio lo fa pagare, pure loro lo fanno pagare, ragazzi, è una scelta che si può discutere ovviamente, e poi sta a noi scegliere. Ogni martedì quindi uscita settimanale, ragazzi, che altro rimane da fare? La cosa più importante, oddio, ovvero spacchettarlo. Quindi ragazzi, andiamo ad aprire questa prima uscita. Ah, mi stavo dimenticando di dirvi che
Oltre ovviamente alle strisce, quelle classiche, abbiamo anche una storia inedita, Il rapitore di fanciulle, storia inedita 1 di 3, quindi questa qua, ci sono le prime due classiche, la numero 1 e la numero 2, eccole qua, bellissime ragazzi, mi sento emozionato, pure se sto alla statica, però mi fa veramente emozione vederle. E poi abbiamo questa qua che è appunto una storia inedita, un po' come era successa appunto con Tex. Poi abbiamo, ovviamente, io al momento questo lo tengo finché non c'ho il raccoglitore, me lo tengo, perché tanto l'appoggio qui. Poi abbiamo il fascicolo molto, come al solito, io sapete, sono strafavorevole agli extra, insomma, ai fascicoli, perché sono... ragazzi, ma sto cielo, fanno qualcosa di assolutamente veramente, cioè qualcosa di inconcepibile come li imbustano, veramente qualcosa di inapribile, abbiate pazienza, magari skippate. Abbiamo anche appunto il grande Black Magazine, così chiamato, con all'interno delle importanti informazioni, vedete, succedeva 70 anni fa. E ritorno allo staff di IF, perché ancora una volta c'è di mezzo la IF, ovviamente. SGS, un acronico misterioso. Un acronimo, misterioso, perché c'è sempre chi mi corregge. Guardate qua, poi, ragazzi, cercando il passaggio nord-ovest. Insomma, ragazzi, un piccolo fascicolo, però interessante. E dietro, ovviamente, tutto, insomma, le prossime uscite, insomma, è tutto il resto. Guardate qua. Questo qua ovviamente da tenere, anche se è di poche pagine. Quindi andiamo a vedere adesso le strisce. Allora, striscia numero 1, storia inedita, vediamo un po'. La storia è scritta da soggetto di sceneggiatura di Nico Adami e i disegni sono di Raffaele della Monica, che conosciamo benissimo. Chine Magliotruscia e abbiamo poi un'idea di Luca Barbieri. Ecco qua ragazzi, il rapitore di fanciullo, guardate che bellezza ragazzi. Bello, bello ragazzi, veramente emozionante. Ah, devo dire una cosa, perché questo è un appunto che voglio fare, perché molti mi dicono, ah, le storie di te, quelle di una volta erano prolisse come quelle che tu oggi lamenti. Ma una volta erano prolisse perché uscivano in strisce e quindi avevano meno, cioè dovevano comunque riempirlo, se no che te leggi? Cioè, ecco perché una volta avevano quella narrazione un po' più prolissa, perché uscendo in strisce, ovviamente, dovevano riempire e vagge, cioè... Ecco perché una volta si usava anche una narrazione un po' più diversa rispetto ad adesso. Quindi ragazzi, questa qua, come possiamo vedere, è una storia inedita, eccola qui. Ovviamente ragazzi, non l'ho letta, però dai disegni abbastanza classica, cioè, beh, come non può essere altrimenti, cioè... Molto, molto, molto bella ragazzi, molto carina. Guardate qua ragazzi, vabbè, tanta, tanta emozione. E poi ragazzi, andiamoci, ovviamente questa qua è una di tre, quindi sarà in tre puntate, questa è inedita. E poi ragazzi, andiamo con il grande Black, eccolo qua, in lire 20. Ovviamente chi di voi è più grande di me, che avrà vissuto negli anni 50, quindi avrà ovviamente un'emozione superiore a me, perché insomma io non è che l'ho vissuta, però mi emoziona lo stesso. Immagino voi magari che siete più grandi di me e l'avete visto, il grande Black, la danza, ragazzi. Comunque mi emoziono, perché questo, come inizia, no? Come iniziavano i racconti, anche, che so, Zagorb, Tex, no? Quando iniziavano tutti, ragazzi, i brividi, ragazzi, è perché mi emoziona, mi fa vivere in un'altra epoca, mi fa capire come il fumetto di una volta, ragazzi, è superiore, ragazzi, non è che si dice per dirlo, io sono nato negli anni 90, quindi potete dire il contrario, però lo dico perché, ragazzi, le storie di una volta avevano... Un fascino diverso, ragazzi, veramente. Guardate qua, ragazzi. Questa è storia del fumetto, ragazzi. Cioè, chi ama il fumetto deve conoscere queste storie. Le deve leggere. Guardate qua, ragazzi. Veramente, veramente. Ah, ovviamente non vi ho detto. Vabbè, ragazzi, sappiamo che tutte le storie sono della SGS, quindi insomma. Volevo vedere nel finale, sì, ci sono, ecco, le varie pubblicità e anastatica, ragazzi, quindi come usciva all'epoca, vedere l'imbarazzo della scelta, insomma, vedere classiche, ragazzi, come quelle che insomma erano uscite di Tex, ragazzi, bellissimo, veramente bello, racconti emozionanti,
Una volta, ragazzi, c'era questo senso del racconto diverso, no? Un po' più, magari a volte un po' più, tra virgolette, banale, storie un po' più semplici, però comunque avvincenti, che ti divertivano. Dove regnava il racconto, però, ragazzi, la SGS erano veramente tre grandi maestri, tre grandi autori, ragazzi, è andato di fatto. Tre grandi maestri, autori, che con le loro storie hanno fatto sognare i bambini dell'epoca e tuttora. Io se leggo queste storie preferisco di certo a quella ciofeca indifendibile di Martin Mister che esce adesso, per fare un esempio, che sappiamo tutti che è la peggiore testata che esce in Morelli. Cioè, ma molto meglio leggere queste, ma, cioè, ma veramente a mani basse, ma veramente a mani basse, almeno quasi ti ispira un'area, cioè si ispira proprio l'area dell'epicità, veramente ragazzi, emozionante, guardate qua ragazzi, veramente, veramente, io... Queste sono iniziative che io sostengo veramente col cuore, perché sono importanti, ragazzi. Anche, ripeto, per qualche giovane lettore, sì, magari hanno ovviamente uno stile e una narrazione vetusta sotto certi aspetti, no? Magari alcune situazioni sono un po' così, però, ragazzi, ci fa veramente capire quanto era importante il fumetto una volta e come si è evoluto e come però questo ha influenzato il dopo, ragazzi. Cioè, senza questo tante cose non ci sarebbero. Senza queste storie tanti lettori non esisterebbero. Senza queste storie qui tanti autori non esisterebbero. Quindi, ragazzi, questi vanno rispettati, vanno sostenuti, vanno riscoperti e vanno riletti. Cioè, veramente, io sostengo veramente tanto questa e non vedevo l'ora di avere queste strisce veramente per vivere un po' queste per assaporare insomma queste storie veramente piene di fascino, di emozione e di storia, perché ragazzi, questa è la vera arte sacra del fumetto, questa è. Quindi ragazzi, che altro dirvi? Passate in edicola, magari provate anche. Poi mica detto l'altro lo fa tutta quanta, per carità. Uno la prova, vede com'è. Però almeno per farsi un'idea, per avere le prime, insomma. Fate voi. Io assolutamente ve la consiglio perché questa è il vero fumetto. Questo è il fumetto che noi amiamo. Il vero fumetto che va ricordato, degno di nota, che sarà per sempre immortale. Quindi ragazzi, correte in edicola ad acquistare un capolavoro assoluto del fumetto italiano e oserei dire anche mondiale. Perché Grande Black, Capitan Mickey e Comandante Mark sono perle assolute che noi italiani possiamo vantare e che hanno avuto tra l'altro un successo clamoroso sia anche all'epoca in ambito europeo. Quindi insomma ragazzi, fate un po' voi. Altro che Shibatarianne o quelle cavolate che escono oggi. Cioè, ma molto meglio comprarsi queste. Ma sta, non esiste proprio il paragone con veramente certe storie che... Cioè, ma altro che Shibatariamo, ma me leggo il Grande Black, ragazzi. Cioè, ma me leggo il Grande Black se devo leggere quelle schifezze che non lasciano niente dalla storia. Questa è storia. Poi, per carità, le cose belle escono, ma se penso che esce tanta di quella monnezza, e poi veramente le cose belle, molte volte, non sempre, molte volte però ce le abbiamo avute e ce le abbiamo anche a casa nostra. Ragazzi, buone letture, viva il vero fumetto, viva la vera arte e chi ama il fumetto. Chi si definisce amante del fumetto, ovviamente il Grande Black lo ama alla follia. Ragazzi, buone letture, vi voglio bene, ci vediamo al prossimo video.